nuova Citroën C-Cross. Trasforma la tua strada. Visite signore, gentili signori, buonasera e benvenuti alla 19ª puntata di Apua News Sport, puntata particolare, puntata speciale, dedicata interamente al calcio. Andiamo con i titoli. Carrarese, pareggio nel recupero. Massese, sconfitta ancora ma davanti al proprio pubblico. Nel girone B della Lega Pro la Carrarese pareggia in extremis. Andiamo a leggere tutti i risultati della 19ª giornata. Bassano Virtus San Giustese 1-2, Carrarese Giacomense 1-1, Colligiana Coiopelli 1-1, Figline Bellaria 2-0, Gubbio San Giovannese 2-0, Poggibonsi Cisco Roma 2-1, Prato Rovigo 2-1, San Marino Giulianova 0-0, Viareggio Celano 1-1. Bene, partiamo subito con il servizio del nostro Francesco Rolla. Una rete di Citro al 95esimo evita alla Carrarese la seconda sconfitta stagionale interna al termine di una partita molto difficile. La partita è condizionata dal terreno di gioco rovinato dalla pioggia e i giocatori faticano a trovare le misure e a mantenere l'equilibrio. La prima occasione è al 19esimo, quando Michi dal limite apre per Falivena che in scivolata dalla destra taglia tutta l'area di rigore. Al 38esimo è pericolosa la Giacomense, Poletti si inserisce dalla sinistra, sul cross basso De Senna è lontana coi piedi. Lo schema si ripete due minuti dopo e questa volta la Giacomense passa in vantaggio, perché Gherardi può intervenire a centro aria e battere De Sena. Nel finale di tempo la Carrarese reagisce, al 45esimo su cross di Falivena, Michi e Panariello intervengono insieme sul pallone, la palla picchia sulla traversa. Sugli sviluppi dell'angolo successivo Bonfanti ha atterrato in aria, per l'arbitro è tutto regolare. Al 46esimo un'altra occasione per gli azzurri, con il cross di Bonfanti dalla sinistra che chiama Michi al colpo di testa, questa volta il pallo a negare il pareggio alla Carrarese. Nella ripresa, dopo un mese e mezzo di assenza, rientra Bischeri in sostituzione di Doretti. Al settimo minuto Bonfanti trova la deviazione dalla sinistra su cross ancora di Falivena. Questa volta la palla termina alta. Al 16esimo si segnala la Giacomense con un'azione personale di Giorgi. La palla termina lato. Al 26esimo pericolosi ancora i grigiorossi. Il colpo di testa di Gherardi su cross di Poletti termina alto. Il tiro a lato di Manzoni al 43esimo sembra il segnale della resa. Invece al 95esimo la Carrarese usufruisce di un calcio di punizione. Bonfanti calcia, Menegon respinge, la palla picchia sul palo e resta in aria. Citro si avventa e trova la deviazione vincente. Non è stata una bella Carrarese, ma almeno la sconfitta è stata evitata. Domenica prossima a Rovigo sarà un'altra gara molto delicata. Bene, abbiamo visto le immagini della gara di quest'oggi allo stadio dei Quattro Olimpionici Azzurri. Adesso leggiamo la classifica della serie C2, ex serie C2 della seconda divisione della Lega Pro, che vede in testa il Figline con 37 punti, seguito dal Viareggio con 34, Prato 30, Celano e San Giustese 29, Giulianova 28, Gubbio e Poggibonsi 27, San Giovannese 26, Cisco Roma e Bassano Virtus 25, Carrarese appaiata alla Colligiana con 23 punti, San Marino 22, Bellaria e Giacomense 20, Cuoiopelli 17 e Rovigo 13. Andiamo adesso a seguire Borghini, il nostro collaboratore Borghini, nelle interviste del dopopartita di Carrarese e Giacomense. Oggi abbiamo fatto un grande risultato, un ottimo punto, anche se dal punto di vista della classifica rimane tutto invariato e rimaniamo sempre invischiati nelle zone appena dietro la zona play-out. Però è un punto che ha un peso specifico importante, perché abbiamo lasciato dietro questa squadra e perché la squadra, nonostante in una giornata non eccellente, però ha ragionato, ha lottato, ha giocato ed è stata premiata alla fine. Bisogna cogliere questi segnali per avere molta fiducia per andare avanti. Io avevo detto in fase di presentazione che questa partita era difficile come le altre, così è stato. Purtroppo oggi non siamo stati fortunati nel primo tempo, perché abbiamo preso due o tre pali, credo. E più, palo una traversa. È più un rigore, dire, clamoroso e poco, che quindi insomma ci avrebbe portato probabilmente a raddrizzare la partita, che si era messa male nell'ennesimo errore nostro. E quindi sono molto soddisfatto del punto, della reazione della squadra, di come è stato in campo, dell'esordio di Baritti, che è un 91 che oggi ha fatto vedere quanto è bravo, pur non giocando magari nel suo ruolo naturale. Una serie di cose che
nonostante oggi un punto può sembrare un mezzo passo falso, mi fa guardare le cose con un grande ottimismo. Ecco, la scelta tecnica di lasciare fuori Bischeri per Doretti... Credo che anche voi avete visto in maniera evidente che Bischeri non è al meglio della condizione, oppure mi sono sbagliato, mi sembra che se voi siete attenti osservatori, così come lo siete, siete accorti che Bischeri è molto lontano dalla condizione migliore, non aveva sicuramente tutta la partita, avevo pensato di farlo entrare a partita in corso per dare una svolta, ma purtroppo ancora è indietro e quindi ci vorrà ancora un po' di tempo. C'è da mettersi in condizione, ma c'è da adottare moltissimo, ma questo a prescindere, anche se avremmo vinto oggi, a Rovigo sarà un'altra battaglia, la Giacomenza aveva battuto il Prato, oggi credo che il Prato abbia battuto, ha vinto contro Rovigo, ma di misura e sono sicuro soffrendo, e gli altri risultati sono lì a testimoniare, la San Giustese è andata a vincere a Bassano, quindi le partite sono queste, poi gli episodi fanno la differenza, noi abbiamo preso pali, traverse, rigori mancati, abbiamo preso gol forse nella unica incursione che hanno avuto loro e l'abbiamo raddrizzata. Quindi se vogliamo essere sicuramente positivi, sicuramente realisti, sicuramente critici, perché noi possiamo fare molto meglio, però dobbiamo avere serenità di giudizio e andare avanti. Massimiliano Menegatti, direttore sportivo della Giacomense, 2 punti persi, 1 punto guadagnato, insomma al 94esimo è una beffa, insomma, subire il pareggio della Carrarese. Ma come ho detto prima, il dispiacere, il rammarico c'è, non la ritengo una beffa per la prestazione che ha fatto la squadra, ripeto, il dispiacere c'è, non sono bugiardo, ma non è una beffa perché come ho visto giocare i miei giocatori, oggi meritavano qualcosa in più, domenica scorsa abbiamo raccolto qualcosa in più al 94esimo, no, sono contento perché una partita così, un mese fa magari l'avremmo persa, oggi invece siamo venuti a Carrara, abbiamo giocato a testa alta, siamo riusciti quasi a vincere, dispiaciuto sì, ma sono molto sereno perché giocando così usciremo presto dalle zone basse della classifica. Vediamo adesso il prossimo turno del girone B della Lega Pro Seconda Divisione, Celano Figline, Cisco Roma Gubbio, Giacomense Viareggio, Giulianova Prato, Poggi Bonzi Collegiana, Rovigo Carrarese, San Marino Bassano Virtus, San Giovannese Bellaria, San Giustese Coiopelli Cappiano Romaiano. Gare che verranno disputate il 25 di questo mese. Ci rivediamo tra pochissimo dopo alcuni istanti di pubblicità e parleremo di Massese. La Cantaria, in via Angelini 5 Massa, ti mette a disposizione la più vasta gamma di articoli per la scuola. Zaini, astucci e quaderni delle migliori marche a prezzi imbattibili. Hai un'attività? Prova il risparmio e la convenienza con i migliori prodotti di cancelleria per l'ufficio. Sei un artista? Visita il reparto Hobby e Creatività, dove potrai trovare molti articoli per il decoupage e la pittura. E se devi organizzare una festa, tutto parti è il posto giusto. Troverai tutto ciò di cui hai bisogno per realizzare la tua festa, quella di tuo figlio, del tuo fidanzato, della tua mamma, del tuo compleanno, anniversario, matrimonio. Tanti articoli originali ed esclusivi a tua disposizione per ogni tipo di ricorrenza. La Cartaria, in via Angelini 5 a Massa, telefono 0585 43 203. Esaurito il capitolo Lega Pro Seconda Divisione, passiamo adesso alla Serie D, andiamo a leggere i risultati del girone E, il girone della Massese. Cecina Sporting Lucchese 1-4, Deruta Fortis Juventus 2-0, Forcoli Mobilieri Ponsacco 3-1, Massese Pontevecchio 1-3, Pontedera Armando Picchi 1-0, Sansepolcro Gavorrano 1-1, Sansovino San Gimignano 3-2, Scandicci Montevarchi 3-2, Sestese Rieti 2-0. Andiamo adesso a vedere che cosa è successo ieri sul terreno dello Stadio degli Oliveti, dove si sono incontrate appunto per la 21esima giornata del campionato di Serie D Girone E, Massese e Pontevecchio. Ancora una partita, l'ennesima, incomprensibilmente da disputarsi a porte chiuse. Ma nonostante l'ordine della federazione, al 15esimo circa del primo tempo, un folto gruppo di sostenitori bianconeri controllati dalla forza pubblica ha fatto il suo ingresso nella curva Alessandro Balloni ed ha incitato a gran voce gli apuani per tutto il match. La formazione bianconera incamera l'ennesima sconfitta contro una Pontevecchio in crisi, presentatasi ai piedi delle apuane con un allenatore tutto nuovo, Salvatore Matrecano, che conferma una delle tante regole non scritte del calcio che vede i mister subentranti vittoriosi all'esordio. Per i locali sono addirittura 6 i giocatori al debutto, diventeranno 7 con l'ingresso di Pazienza nella ripresa. Parte bene la formazione di Barbato che,
con il capitano Rocca, mette in difficoltà Farabbi con un colpo di testa al dodicesimo da angolo battuto da Dalle Donne a destra, deviato sopra la traversa. Al quindicesimo, punizione con l'interno destro di Dalle Donne da fuori, blocca sulla sua destra il portiere degli Umbri. Al venticinquesimo, i rossoverdi spaventano Biagi con una conclusione alta di Bartoccini. Al quarantaduesimo, lancio in diagonale di Bartoccini per Magionami. Iacuzio manca l'intervento ed il numero 7 Umbro calcia a rasoterra col sinistro, superando Biagi in uscita ma incocciando la base del palo. Sulla prosecuzione dell'azione ancora Magionami calcia senza pretese dalla distanza. Biagi non blocca e sulla sfera in area si avventa Bartoccini anticipato dal tuffo di Biagi. L'estremo difensore respinge ma l'attaccante gli frana addosso e l'arbitro, sbagliando in maniera molto grossolana, accorda il calcio di rigore trasformato da Marri. Al decimo della ripresa Biagi devia prontamente sopra la trasversale una conclusione repentina dall'interno dell'area di Marri. Al diciassettesimo i locali pareggiano. Lancio in area per Brizio Brezzi, entrato da poco a sostituire Raccuglia, stop a rientrare e trattenuta ai suoi danni di Fatone. Rigore e trasformazione millimetrica di Dalle Donne con un piatto destro sulla faccia interna del palo, con i festeggiamenti sotto la curva. Al 24esimo e al 28esimo Biagi neutralizza due conclusioni pericolosi prima di Cecchini e poi di Magionami. Al 33esimo i bianconeri potrebbero passare in vantaggio con una bella azione corale, rifinita con un sinistro rasoterra di Imperatore che esce sfiorando la base del palo lontano. Tre minuti dopo passano ancora i rossoverdi. Angolo da destra di Magionami, tocca in aria di testa a Ita, ma la sfera finisce al dischetto sui piedi di Fatone che stoppa e di sinistro fulmina Biagi. La Massese cala vistosamente e da una palla vagante raccolta al 45esimo in area da Marri scaturisce un destro rasoterra ben bloccato in tuffo da Biagi. Nel recupero al 46esimo la Pontevecchio fa tris con il neoentrato Pirillo, il quale ribadisce in rete la sfera che, deviata da Magionami, era rimbalzata sulla traversa e tornata in campo. La Massese, che non inverte il trend negativo ed attende altri rinforzi in settimana, mostra di crescere denunciando in embrione quello che potrebbe somigliare ad un abbozzo di squadra. Inqualificabile, in chiusura, il comportamento di quell'autorità che ha voluto le porte dello stadio chiuse per motivazioni assurde che sanno tanto di tensione politica in barba alle esigenze dei cittadini e tifosi della Massese. Ennesima sconfitta per i bianconeri sul terreno degli Oliveti, sconfitta che mantiene i bianconeri all'ultimo posto in classifica con soli 3 punti, ma andiamola a vedere questa classifica che vede ancora in testa la Sporting Lucchese con 52 punti, Gavorrano 43 al secondo posto, quindi Arrone 41, Sestese 40, Montevarchi 39, Sansepolcro 37, Deruta 36, Scandicci 32, Rieti 31, Forcoli 26. A 25 punti ci sono ben 4 squadre: Orvietana, Mobilieri Ponsacco, Pontedera e Sansovino, quindi Cecina 24, Pontevecchio 23, Armando Picchi 19, una coppia a 15 punti, San Gimignano e Fortis Juventus e la Massese buona ultima con soli 3 punti. Ricordiamo che Mobilieri Ponsacco e Massese sono state penalizzate di un punto. Ricordiamo altresì che la Massese, per tentare di agguantare i play-out, deve fare la corsa ovviamente su Fortis Juventus e San Gimignano, che sono ancora 12 punti avanti. Andiamo adesso ad ascoltare le interviste del dopopartita Massese-Pontevecchio. Mister Matrecano, si conferma una delle leggi non scritte del calcio: quando una squadra cambia allenatore quasi tutte le volte vince. La Pontevecchio però ha forse faticato più del dovuto a battere questa Massese. Ma diciamo che il gruppo della Massese ha fatto per buoni 60 minuti una partita maschia giocata anche a buon ritmo. Noi lo sapevamo che non era la Massese dei 3 punti, che aveva cambiato anche lei per quanto riguarda il parco giocatori, e sapevamo anche però che la Pontevecchio aveva una gran voglia di riscatto. Io credo che questa vittoria sia dei ragazzi più che altro, perché l'hanno voluta, l'hanno cercata, l'hanno sofferta. Dopo il pareggio della Massese siamo riusciti a tenere, diciamo, tra virgolette, botta una squadra che voleva e si vedeva vincere a tutti i costi. Io credo che forse alla fine ha pagato un po' anche la stanchezza per quanto riguarda
senza nulla togliere a questa Ponte Vecchio, che io ripeto sono da 4 giorni con questa squadra, e quelle 2 o 3 cose che abbiamo fatto durante la settimana sono state messe a segno, non dimenticandoci che sì, è vero, la Massese ha fatto una buona partita, ma è altresì vero che la Ponte Vecchio si è presentata almeno 5 volte davanti al portiere, quindi insomma io credo che con molta umiltà e onestà la Ponte Vecchio alla fine dei 90 minuti abbia meritato la vittoria. Spesso si dice siano gli episodi a determinare le partite, in effetti il rigore assegnato alla Ponte Vecchio, l'abbiamo visto nelle immagini, è una invenzione del direttore di gara, è un rigore che vi ha aiutato poi a sfruttare bene il contropiede. Voglio essere onesto con te, non l'ho visto, se così fosse non credo possiamo giudicare questa partita sul singolo episodio. È vero altresì che comunque la Massese aveva ripreso la partita in pugno, quindi inevitabilmente, e fino a quel momento insomma, le occasioni da una parte e dall'altra erano quasi pressoché pari, quindi non penso che il rigore dato alla Ponte Vecchio generosamente o ingenerosamente abbia cambiato la partita, ripeto, anche perché la Massese ha avuto la possibilità e di pareggiare come è successo e di provare magari a vincere la partita. La Ponte Vecchio è stata brava, ha atteso il momento per colpire e ha colpito. Mister Gavino Barbato, ennesima sconfitta nonostante una sorta di rivoluzione in campo, diversi giocatori che non avevano mai indossato la maglia bianconera in gare ufficiali, mi riferisco per esempio ad Aita oppure al neo acquisto Pazienza, il risultato però non è cambiato. Lei come sempre è molto attento e le posso precisare che i 6 nuovi debuttanti erano in realtà 6, non 2, quindi... Ho fatto un esempio. Le lascio immaginare, vedi Iacuzio, vedi Sabatini, vedi Gianni, quindi questi ragazzi qua che debuttavano oggi, e quindi la squadra giustamente era un po' rivoluzionata, anche se ha dato dei segnali in positivo, però noi paghiamo quella che è la deficienza di un organico che poi alla lunga risulta determinante. Vedi i grampi di Sabatini, la stanchezza di Iacuzio che già ha resistito 10 minuti in più di quello da quando aveva chiesto il cambio, e nei ricambi paghiamo questa deficienza che poi ci penalizza. Noi abbiamo bisogno di un organico completo che se la possa giocare con giocatori importanti fino alla fine, allora ci potrà essere la tanto sospirata salvezza. Oggettivamente si deve prendere atto che abbiamo tante difficoltà e va completato l'organico urgentemente, se no non si va da nessuna parte. Emanuele Rocca, capitano della Massese, terza presenza con la maglia bianconera, ha subito acquisito la fascia, quindi sintomo di un certo carisma all'interno dello spogliatoio. Avete iniziato bene, tra l'altro hai avuto una buona occasione su un colpo di testa dopo pochi minuti, poi c'è stato quel rigore, direi che le immagini hanno dimostrato inventato, avevate reagito, però purtroppo c'è stato il crollo finale. Sì, diciamo che siamo stati bravi a reagire, purtroppo siamo arrivati da poco, come hai detto tu, quindi stiamo lavorando per cercare di recuperare subito la condizione fisica. E poi siamo stati bravi a fare l'1-1, poi purtroppo il calo della condizione ci ha fatto, poi con un campo così, ci ha fatto un po' sbandare, abbiamo preso il 2-1 che è stato il gol che magari ci ha tagliato le gambe. In difesa avete giostrato abbastanza bene i due centrali, però nel secondo tempo ha un po' ceduto il lato sinistro. Sì, le difficoltà di questa squadra è che è una squadra che è stata fatta proprio in questi giorni, quindi l'inserimento di nuovi arrivi che magari non ci conosciamo possono portare a fare questi errori. Oggi c'erano addirittura 6 giocatori nuovi, qualcuno addirittura proprio tesserato un paio di giorni fa. In base alla tua esperienza, sei abbastanza giovane, comunque hai già una certa esperienza, dove pensi che possa arrivare questa squadra, questa nuova squadra appena finita di costruire? Io spero che possiamo arrivare al traguardo che magari riusciamo ad arrivare ai play-out. Il mister, i compagni, abbiamo quell'obiettivo là, cerchiamo di arrivarci. Grazie comunque ai tifosi che sono stati veramente ottimi. Noi non ci conosciamo molto bene, è la prima volta che ti presenti di fronte alle nostre telecamere, raccontaci un pochettino qual è stata la tua carriera, quali sono state le tue squadre precedentemente.
Praticamente sono stato a Crotone, ho fatto tutta la trafila, poi sono andato al reality, non so se lei l'hai saputo, col Cervia, con Ciccio Graziani, poi lì sono andato a San Giovanni Valdarno, ho fatto Matera, Rivignano, Amantea e adesso sono qui a Massa. Turno in frasettimanale per la Serie D, si gioca il 21 mercoledì, andiamo a leggere le partite di questa giornata infrasettimanale. Armando Picchi Livorno Pontevecchio, De Ruta Scandicci, Fortis Juventus Cecina, Gavorrano Forcoli, Mobilieri Ponsacco Sansovino, Montevarchi Arrone, Orvietana Massese, Rieti Sansepolcro, San Gimignano Pontedera, Sporting Lucchese Sestese Calcio. Siamo giunti al termine di questa puntata speciale dedicata esclusivamente a Massese e Carrarese. L'appuntamento è per tutti quelli che ci vogliono vedere su Teleriviera il lunedì dopo il telegiornale all'incirca alle 21.15, mentre la replica andrà in onda il martedì sempre dopo il telegiornale intorno alle 15. Per quello che riguarda la visione nel World Web Wide, ci potrete trovare in qualsiasi istante quando lo vorrete con la puntata nuova a partire dal pomeriggio inoltrato del lunedì. Io vi ringrazio per essere stati con noi, ancora una volta vi esorto a seguire APOA News Sport. Un ringraziamento al regista Luca Capua e tutti i nostri collaboratori sui campi. Immaginazione vola. Citroën C4 Picasso. E con Citroën Club hai 3 anni di garanzia, di polizza furto e incendio e paghi dal 2009 senza anticipo. Citroën, i monovolumi più scelti dalle famiglie italiane.